Eccoci. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla tavola rotonda di apertura dell'evento LeBridge. LeBridge è il nostro evento B2B online della Camera di Commercio francese in Italia. L'obiettivo è proprio quello di creare un ponte tra corporate e startup per generare occasioni di business e promuovere l'open innovation. Oggi parliamo proprio di open innovation in questa tavola rotonda e di collaborazioni e contaminazioni positive tra mondo dell'impresa e mondo delle startup innovative. Sono molto felice di avere qui con noi per farlo Salvatore Majorana, direttore di Chilometro Rosso, e Lorenzo Aquilante, co-founder e CEO di Agade. Prima di entrare un po' nel dettaglio della discussione, volevo solo ricordare a chi ci sta seguendo che potete tranquillamente scrivere in chat le vostre domande e curiosità e poi alla fine le riprendiamo e ci torniamo. Allora, Salvatore Lorenzo, prima di parlare insomma, della vostra collaborazione, di come siete, insomma, arrivati a conoscervi, a collaborare, volevo fare un po' un passo indietro e appunto chiedervi di più, insomma, delle realtà che rappresentate. Salvatore, io partirei proprio da te. Ovviamente Chilometro Rosso, insomma, è un polo di innovazione famosissimo che non necessita di una presentazione, però volevo chiederti se potevi raccontarci un po' di più nel dettaglio le vostre attività e il vostro ruolo nel creare sinergia appunto tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. Grazie Chiara, grazie dell'invito. Mi accorgo spesso che poi invece serve raccontare il chilometro rosso perché ho questa lunga linea rossa sulla A4, all'altezza di Bergamo, di fronte alla quale corre l'autostrada, lascia dei punti interrogativi. Quindi il chilometro rosso è un parco scientifico, si occupa, oggi ospita un'ottantina di realtà tra aziende e centri di ricerca. Ospita 2.500 persone che ogni giorno vengono a lavorare in chilometro per la loro attività quotidiana ed è nato su stimolo, spinta e sostegno anche materiale, direi, dell'ingegner Bombassei, che a un certo punto nel percorso dell'evoluzione della sua azienda, lui aveva fondato e presiedeva la Brembo, cosa che ha fatto per diverse decine di anni ormai. Si rese conto di quanto l'innovazione fosse il tratto da tener presente nell'evoluzione di un'azienda, e intorno alla quale costruire, uno schema di lavoro magari nuovo. L'innovazione corre sulle gambe delle persone, quindi con le idee delle persone non è detto che le migliori idee vengano alle persone della tua impresa, e quindi invitare la gente a condividere non soltanto gli spazi, ma anche le idee, è stato il progetto che poi oggi ci ha portato ad essere la realtà che siamo. Lavoriamo andando ad intercettare i need delle imprese e poi, cambiando linguaggio, metodo e strumenti, ci rivolgiamo all'ecosistema degli innovatori, che è fatto di università, centri di ricerca, start-up, piccole e medie imprese, che richiedono meccanismi diversi, linguaggi diversi, e con i quali riusciamo a, da un lato, intercettare le soluzioni, dall'altro a confezionare delle proposte che possano essere portate alle imprese. Agade oggi è una delle belle esperienze che abbiamo fatto. Grazie mille Salvatore. A questo punto appunto Lorenzo, andrei da te se vuoi raccontarci appunto di che cosa si occupa effettivamente Agade e qual è stato il suo percorso di evoluzione. Ciao Chiara, grazie a tutti. Allora, Agade è una realtà nata come spin-off del Politecnico di Milano. In realtà è nato da un progetto di ricerca, una collaborazione interdipartimentale tra Dipartimento di Meccanica e un laboratorio del DEIB, di uno dei dipartimenti di elettronica e di bioingegneria del Politecnico di Milano, che aveva come scopo quello di sviluppare una serie di, diciamo, dispositivi indossabili, robotici, però per applicazioni prettamente biomedicali. In particolare in quel periodo, se non ricordo male, era proprio il 2016-2017,
stavamo sviluppando gli esoscheletri per persone assistivi, per persone affette da distrofia muscolare, quindi persone che hanno un elevato grado di immobilità, di incapacità di movimentazione causata proprio da una bassissima capacità di contrarre muscoli, quindi stiamo parlando di persone che vivono la loro vita su delle carrozzine. E l'obiettivo di questo progetto era quello di ridare loro un minimo, seppur piccolo, livello di indipendenza nella vita quotidiana. Nello sviluppo di questo progetto abbiamo avuto l'idea di sviluppare una nuova tecnologia robotica che permettesse di sviluppare dei dispositivi che fossero allo stesso tempo sia intelligenti, però che fossero allo stesso tempo anche compatti, leggeri e più accessibili a livello economico. E da qui che è nato proprio Agade. Agade rappresenta, è anche il brevetto che noi abbiamo sviluppato insieme al Politecnico nel 2019, e è rappresentata poi la tesi sperimentale sulla quale poi hanno lavorato i miei due co-founder, Mattia e Daniele. Da lì appunto abbiamo depositato il brevetto, abbiamo sviluppato il primo prototipo e abbiamo, diciamo, avuto l'intuizione di portare sul mercato invece industriale questa tecnologia, per attività però prettamente, diciamo, per uno scopo completamente differente, che è quello in realtà di assistere gli operatori in attività molto faticose, in particolare in attività di movimentazione manuale dei carichi. Nel 2020 abbiamo fondato la startup, dopo aver ottenuto un primo finanziamento attraverso dei fondi di investimento, e ad oggi ci troviamo, diciamo, nella fase forse più interessante, quella di definizione della versione finale del nostro esoscheletro per arti superiori e anche di lancio del prodotto. Che prevediamo di fare proprio verso la fine di quest'anno. E in questo percorso chiaramente abbiamo avuto l'onore e anche la fortuna, perché, cioè, nel senso, sono sempre un po' entrambi. Uno dice che okay, siamo stati bravi, ma siamo stati anche fortunati nell'avere, diciamo, a proprio fianco, essere stati intercettati da Chilometro Rosso e poi da uno dei partner più importanti, che è Brembo. Ecco, infatti, stavamo giusto arrivando, esatto. se puoi dirci, in questo percorso che in effetti vi ha portato dal mondo della ricerca al mondo dell'impresa, quindi un percorso di evoluzione molto interessante, cioè in che fase poi effettivamente siete arrivati a Chilometro Rosso, c'è stato questo incontro, com'è nato? Allora, noi abbiamo fondato la startup nel maggio, cioè comunque periodo tra marzo e maggio del 2020. Diciamo che a maggio 2020 abbiamo chiuso proprio il nostro primo round di investimento. Avevamo ad allora già due partnership industriali che per noi erano e sono e saranno sempre fondamentali, perché ci permettono di interfacciarci proprio con gli utilizzatori del nostro dispositivo, con i potenziali utilizzatori del nostro dispositivo, raccogliere dati dal mercato, raccogliere dati proprio sulla user experience di utilizzo di questo prodotto per noi è fondamentale, fondamentale. A novembre 2020 ci contatta proprio Chilometro Rosso, perché stava portando avanti una campagna di ricerca che in realtà era già iniziata, e su questo Salvatore chiaramente mi potrà aiutare meglio, diciamo, però erano già la ricerca di dispositivi indossabili da inserire in alcuni scenari di utilizzo della produzione di Brembo. E ci avevano contattato proprio perché erano, diciamo, venuti a conoscenza tramite alcune competizioni che avevamo vinto in quel periodo, sempre per startup, la nostra realtà, e da lì abbiamo iniziato a collaborare e ci ha messo proprio in contatto diretto con Brembo, perché poi è da lì che è nata la vera collaborazione, quindi parliamo del novembre 2020. E adesso, Salvatore, più o meno qual è la situazione? A che punto siete di questa collaborazione? Come sta evolvendo? Ma abbiamo fatto tanti passi avanti, è un capitolo che sarebbe forse carino da raccontare. Quando abbiamo cercato soluzioni tipo esoscheletro, eravamo stati contattati da Brembo, per cui noi facciamo da advisor sul fronte della ricerca in maniera regolare, perché aveva un problema pratico. Le persone alla fine della linea fonderia di alluminio, quando avevano da prendere il pezzo e mandarlo in lavorazione, pur dotati di sistemi di sollevamento e di assistenza che li potevano supportare nel fare questo spostamento,
li trovavano ingombranti, e per cui per tirar su un carico e spostarlo su un carrello e mandarlo alle lavorazioni, più delle volte lasciavano stare, lo facevano dando uno strappo con la schiena, e finché sia un ragazzo giovane lo si fa per un paio d'ore al giorno, è già pesante, ma farlo per 8 ore in continuazione diventa una cosa un po' usurante. E quindi si chiedevano, al di là del fatto che non è giusto che bypassino gli strumenti di ausilio previsti dalla legge, ma come faccio a lasciargli a non lasciargli scelta, ad essere per forza aiutati da qualcosa? Quindi lì che ci siamo messi a cercare una serie di esoscheletri. Loro sono stati particolarmente bravi perché al nostro primo contatto sono risultati molto reattivi, molto pronti a rispondere all'esigenza. Sono subito entrati in campo cercando di customizzare il loro prodotto sulle esigenze del cliente. Noi li abbiamo accompagnati e abbiamo guidato un po' questo percorso. Di lì la strada è stata piuttosto lunga. Oggi siamo in una fase interessantissima perché Chilometro Rosso nel frattempo ha lanciato un fondo di investimento che investe in cyber security e robotica, si chiama Sizero, e oggi siamo alle battute finali di una operazione che ci vede probabilmente unire i percorsi. Dico probabilmente perché la scaramanzia è dovuta, Lorenzo, si può dire? Assolutamente, guarda, se lo dici tu io ti vengo dietro, guarda. Per cui abbiamo fatto tanta strada assieme, ma devo dire è stato fondamentale ed essenziale la capacità del team di reagire a quella che la prima prova era stata vista come sì, carino, c'è del potenziale, però non gira di qua, è scomodo di là, per carità. Poi è uno strumento che va adattato alle persone, dipende da chi ti trovi di fronte, è una macchina molto sofisticata e nella sua complessità anche molto semplice da usare, quindi la si indossa e va avanti, però richiedeva del lavoro. Qui forse mi può aiutare Lorenzo a raccontare quanto avete fatto per andare sì, in costanza. Ecco, anche perché appunto, cioè, la cosa bella, tu parli di reattività, quando ci siamo parlati, insomma, quando la cosa bella della vostra case history è che la vostra collaborazione è effettivamente stato uno stimolo importante, no, Lorenzo, anche per migliorare il progetto, comunque, cambiare proprio anche lo sviluppo del prodotto. Sì, assolutamente, perché in quella fase noi avevamo un prototipo da laboratorio, una tecnologia brevettata che andava ottimizzata, però un lavoro da fare dal punto di vista di mercato e di identificazione di quale fosse davvero il nostro target, che in realtà stiamo ancora portando avanti, cioè nel senso, ora è chiaramente molto più definito, però queste collaborazioni come quella che abbiamo avuto con Brembo e con Chilometro Rosso sono state proprio delle collaborazioni fondamentali, perché è un prodotto che, appunto, come diceva Salvatore, che questo vale per qualsiasi prodotto, anche per i servizi comunque, però essendo qualcosa che bisogna indossare in un ambito comunque di lavoro, anche abbastanza duro, e in cui le persone comunque devono svolgere le proprie attività, deve inserirsi in maniera proprio in punta di piedi, perché altrimenti si rischia di ostacolare l'attività oppure di portare sostanzialmente l'utilizzatore a non accettare la tecnologia. Ecco, uno degli aspetti fondamentali è proprio l'accettabilità della tecnologia, proprio perché io devo indossarlo. Se il beneficio non risponde davvero al disturbo che deve essere portato dal fatto che io mi porto dietro un peso, se le due cose non si bilanciano, chiaramente l'operatore arriva a dirti: guarda. Sì, poi c'è il rischio che c'è un dispositivo e non viene usato come dicevamo prima. Quindi effettivamente servono poi i feedback degli utenti. È fondamentale. Ecco perché ritorno al discorso che facevo prima della user experience, dello studio, della raccolta dati, che ci ha permesso poi di, da un lato, confermare l'intuizione che avevamo in un settore sia in generale industriale che a quello logistico, di vedere una mancanza, cioè una tipologia di dispositivo indossabile che andasse a rispondere a delle specifiche molto particolari come quelle potevano essere di Brembo, quindi nella movimentazione. Dall'altro però di capire esattamente quale fosse la vera, diciamo, la customer experience e anche la user experience, quali caratteristiche dovevano avere affinché questo prodotto potesse essere accettato. E questo è un lavoro importantissimo, perché pur essendo nel B2B,
è, ripeto, un prodotto che deve essere, un dispositivo che deve essere indossato, quindi la user experience è fondamentale. Poi diciamo che voi siete appunto stati pronti comunque a fare modifiche, cambiare, insomma, aggiustare, sì. Però sicuramente allora, avete avuto un corretto, cioè un giusto interlocutore per farlo, no? Cioè Salvatore, poi in questo percorso di crescita comune, cioè effettivamente come voi siete riusciti ad agevolare il processo, no? A trovare il modo giusto? Devo dire, ci sono varie fasi e varie, l'evoluzione della consapevolezza ti accompagna. Solo per raccontare un piccolo aneddoto, la prima volta che sono andati a testare il loro esoscheletro, l'azienda gli ha presentato uno dei ragazzi che lavorava alla linea, un ragazzo alto 2 metri con delle spalle che erano fuori standard per tutti, per cui si sono trovati a dover mettere questo esoscheletro in montagna, un ragazzo strutturatissimo. Ed evidentemente tu dici, aspetta un attimo, e questo è il vostro lavoratore medio, perché devo fare una macchina diversa per fare questa roba qui. E quindi c'è da gestire un'apparente delusione iniziale da parte della controparte industriale, che dice, però vabbè, forse allora non è di così grande aiuto. Aspetta un attimo soltanto, aiutaci ad aiutarti, abbi la pazienza di farti ascoltare. Quindi l'opera che fa un soggetto intermediario, in quel caso come lo era Chilometro Rosso, è stata di far capire alla controparte quale fosse il caso generale e non il caso particolare, e invitarli a esplorare un po' più attentamente quali potessero essere i casi applicativi. In questo, se non avessimo avuto dall'altro lato la startup pronta a modificare, adattare e seguire, probabilmente non avremmo avuto la fortuna di arrivare su uno use case multisito come sta succedendo, perché successivamente poi, e ci abbiamo messo un po' di tempo, perché voi avevate bisogno di qualche mese per sistemarlo di volta in volta, quindi è un percorso che dovete immaginare sia andato avanti dalla fine di novembre del 2020 a tutto il 2021. Dopodiché è partito lo studio multisito, che è andato avanti nel corso del 2022. Quindi trasferire tecnologia al mercato è un'attività faticosa, è affascinante, è divertente, quindi poi c'è dell'adrenalina che ti tiene in piedi naturalmente, però è faticosa e passa tra diverse fasi di entusiasmo, di delusione, eccetera. Ed è una grande scuola per chi fa startup, perché è esattamente quello che ti capita in azienda dal giorno 1. Effettivamente poi, cioè, avete avuto un importante, cioè, il vostro ruolo come Chilometro Rosso è proprio una sorta di ruolo di mediazione, no? Cioè vi trovate un po' al centro, sì, tra esigenze, sì, e momenti di difficoltà. Lo facciamo spesso, ci siamo abbastanza abituati, questa per noi è proprio un'attività che chiamiamo technology scouting per conto di aziende nostre, clienti, che accompagniamo in questo lavoro. Dopodiché loro sono stati anche molto bravi nel accedere a delle misure di finanziamento importanti, sono vincitori di un European Innovation Council grant che è importantissimo e che da un lato è stata una delle leve che ci ha convinto a correre ancora più velocemente, perché trovarsi di fronte a una startup e dall'altro lato la multinazionale da miliardi di euro di fatturato, fai fatica a portarti dietro un partner che deve essere robustito necessariamente. E l'aver confermato tramite questo grant la capacità di scalare, e, da un lato finanziariamente, dall'altro la validità della tecnologia validata da un terzo, ci ha consentito di mettere, come dire, punti a nostro favore. Lorenzo, appunto Salvatore ci ha raccontato questo aneddoto molto, sì, molto bello effettivamente, che mostra anche un po' come cambia, no? Poi dall'idea all'applicazione pratica, concreta. Dal tuo punto di vista, quali sono stati i momenti, appunto, momenti magari di impasse, di difficoltà più sfidanti? Allora, nello sviluppo di un prodotto di questo tipo e anche nello sviluppo di una realtà come questa, in realtà i momenti più difficili, e poi l'abbiamo imparato strada facendo, sono proprio quelli in cui magari ricevamo
lasciamo passare il termine, bastonate, cioè questa cosa non va bene, quest'altra non va bene, cioè il feedback negativo sul prodotto, sulla diciamo sì, sulle caratteristiche del prodotto, anche a livello strutturale aziendale, sulla capacità di rispondere alle esigenze, è stato sicuramente forse l'aspetto più formativo. E cioè saper prendere quel feedback e trasformarlo in realtà in un'opportunità per diciamo cambiare rotta o risistemarla. E è un po' anche questo, secondo me, la vera forza di una startup, cioè un po' quella di essere un po' una barca a vela capace di, di non perdere totalmente la rotta, perché altrimenti snatura un po' anche il proprio business, la propria identità, però di saper, diciamo, riaggiustarla quando serve. E sicuramente una delle difficoltà è stata quella di imparare a interfacciarsi con una realtà come quella di Brembo, perché non dobbiamo dimenticarci che appunto uno degli aspetti forse più importanti in una collaborazione come questa è che bisogna capire chi è l'interlocutore che parla con te e che rappresenta l'azienda in quel momento. E stiamo parlando di persone che sono in linea, che hanno comunque il loro lavoro da portare avanti e che a loro volta però devono anche rispondere ai loro capi e chiaramente alla struttura di come sta andando un progetto. Quindi secondo me è stato molto importante questo aspetto pratico di capire quali fossero le esigenze dall'altro lato, cioè guardare il problema con gli occhi del potenziale cliente in questo caso, che in realtà è stato anche un punto di forza perché ci ha permesso di raccogliere un sacco di dati. Quindi cioè, sì, questo è un tema molto importante, no? Cioè, riuscire a usare il linguaggio giusto per l'interlocutore che è di fronte è un tema che appunto nelle collaborazioni, nei casi di open innovation è fondamentale, no? Perché spesso magari ci possono essere difficoltà di comunicazione tra delle realtà che hanno codici culturali, ma anche strutture, obiettivi molto molto diversi. Infatti proprio per questo è perché l'obiettivo oggi è anche magari dei consigli pratici alle startup che ci seguono, che vorrebbero avviare una collaborazione magari con delle imprese. Volevo chiedere a entrambi quali sono dei consigli che effettivamente potreste dare per riuscire a migliorare e rendere più efficace questa comunicazione. Riparto da Lorenzo e poi vado da Salvatore sempre su questo tema. Allora, diciamo che per una startup in via di sviluppo, in via fase di scale up, la collaborazione con una grande corporate è molto importante, soprattutto se questo poi rappresenta anche un potenziale cliente o un cliente target che rappresenta una categoria che si vuole penetrare. Però è anche vero che riuscire a capire se effettivamente quella collaborazione, al di là del nome, al di là della traction che noi usiamo tanto in gergo, no, in startup, può portare, effettivamente è utile o no. Perché spesso nelle collaborazioni, soprattutto con grandi corporate, il rischio è quello di farsi un po' trascinare. Uh-huh. E quindi secondo me sicuramente è importante essere molto trasparenti. Cioè, quali sono gli obiettivi nostri come startup e chiarire subito anche quali sono le esigenze dall'altro lato, perché è lì che si trova il punto di incontro, no? Cioè, se ci sono dei punti di incontro in questo confronto, in maniera aperta, secondo me c'è tanto potenziale, c'è tanta possibilità poi di venirsi incontro. Questo è un punto. E un secondo punto è sicuramente cercare di vedere con gli occhi del partner qual è il problema, perché questo non solo con l'obiettivo della startup, perché questo ti permette davvero di cambiare visione. E ultima cosa, anche saper dire di no, banalmente, perché ripeto, è un po' collegato al primo commento, si rischia di imbarcamenarsi in attività che poi portano via tanto tempo, e il tempo per la startup è fondamentale, cioè il tempo vale quanto il denaro, anzi forse ancora di più, perché noi dobbiamo giocare proprio sul tempo in realtà. Sacrifichiamo la cassa, bruciamo cassa per avere, per guadagnare tempo di solito, quindi diciamo direi queste tre cose, ecco. Poi ce ne sarebbero tante altre, però diciamo, vale caso per caso, ecco.
Invece Salvatore, tu che vedi entrambi i lati, no? Magari puoi dare dei consigli appunto sia alle startup ma anche alle corporate, ecco, che poi si devono interfacciare con le startup. Lasciami dire che sono stato molto contento di sentire Lorenzo in questa sua analisi perché rivedevo ogni passaggio che ho vissuto anche vicino a lui, anche nel saper dire di no in certi casi, quindi è stato effettivamente un bel percorso. Io forse posso dare dei consigli alle corporate, o meglio, se gli interlocutori sono start-upper, a quello che potete aspettarvi dalle corporate in certe volte. Vi potete aspettare, lo ha detto bene Lorenzo, gente che ha il suo lavoro da fare. E per i quali spesso il tratto dell'innovazione è una deviazione rispetto all'agenda che avevano al tavolo. E salvo che non si tratti di aziende molto strutturate o lungimiranti, raramente trovi gli operativi sul campo capaci di accogliere a braccia aperte la prima innovazione che passa davanti alla loro azienda. Mettiamola così. Adesso, ovviamente è un'iperbole, però è un po' questo il tema. L'ideale di chi lavora nelle imprese, soprattutto manifatturiere, è di non aver perturbato il loro percorso e spingere il più velocemente possibile la loro macchina. Sanno che hanno delle difficoltà, quando ci sono delle difficoltà, cercano risposte. Fermare la macchina per inserire delle risposte è sempre un dolore per loro. Quindi abbiate la pazienza di accettare atteggiamenti scostanti, resistenze, perché sono le cose che un qualsiasi manager si trova davanti. Alla fine lui prende il bonus se fa il suo mestiere. Se cambia il modo di fare il lavoro e perde un anno prima di arrivare di nuovo a quella produttività, anche se poi la raddoppia, quel bonus quell'anno non se lo prende. Quindi il tema è caldo ed è vissuto sulla loro pelle. Quindi trovare il modo di intercettare gli interlocutori giusti. Una persona una volta mi insegnò che quando si ha a che fare con le corporate bisogna e si deve portare un prodotto, normalmente devi trovare il tuo man all'americana, dove con M è colui che ha i soldi, money, la A è colui che ha l'autorità. Authority, ed N è colui che ha il need. E spesso il tuo man non è una persona fisica unica, ma hai qualcuno che ha i money, qualcun altro che ha l'authority e altri che hanno il need. E quindi mettere in fila questi pezzi è il lavoro che andrebbe fatto. Grazie mille. Io ho una piccola curiosità nel frattempo, a che cosa hai detto di no, Lorenzo? In che cosa ti sei imposto? Allora, diciamo che nel momento in cui, e questa è stata una cosa molto bella in realtà, cioè avevamo trovato un po' la chiave di volta, noi l'avevamo dato dello sviluppo del prodotto e loro chiaramente una risposta, un feedback positivo da parte di coloro che dovevano utilizzarli, parlo di Brembo, chiaramente c'è stato molto entusiasmo anche per vedere di applicare la stessa tecnologia in altri tanti scenari, cosa che comunque porteremo avanti, però c'è stato diciamo, un momento di hype in cui proviamolo di qua, proviamo di là e giustamente, giustamente, e chiaramente lì abbiamo dovuto saper dire di no perché la prima cosa che noi dobbiamo fare quando diciamo, ci interfacciamo con un cliente che vuole testare, provare la nostra tecnologia è quello, e noi siamo i primi a farlo, a fare una valutazione dei scenari e dire noi per primi non va bene, perché è una cosa abbastanza, come dire, brusca, anche se vogliamo, però per noi è tempo. Cioè tempo risparmiato, ok? E ritorniamo sempre sul discorso, no, del tempo per le startup e quanto sia importante. E quindi saper dire di no essere stati in grado di saper dire di no è stato molto importante in quel caso. O comunque di rimandare, nel senso di rivalutare meglio la cosa nel momento in cui eravamo anche noi più pronti, perché si ha sempre un po' la sensazione di essere in difetto. Nel momento in cui di essere sbagliati, ecco, nel momento in cui si fa passare un po' il concetto che non si è pronti per affrontare una certa fase, no? Ma in una startup. Ti aggiungo un ricordo, siamo stati di fronte ad un'altra azienda molto interessante che si Ah, sì, occupava di tutt'altro, il certo. task che, per il quale sarebbero stati disposti a spendere era
troppo lontano dalle risultati che avrebbe potuto dare il prodotto di Agade, che loro hanno detto qua c'è da sviluppare, lo potremo fare, sarà un futuro, ma c'è da sviluppare un prodotto nuovo, meglio essere franchi e dirgli cosa si possono aspettare da noi, quindi meglio no. Dico... Sì, esatto, perché poi... Trasparenza, perché si ha un po' la tendenza ad avere un po' l'approccio da venditore, come dire... Sì, a priori poi si vedrà, no? In qualche modo. Cioè... Anche invadente, se vogliamo, perché però in realtà si rischia di perdere soltanto tanto tempo. Ecco. Grazie. Io ho un'ultima domanda per voi, che in qualche modo appunto siete protagonisti del mondo dell'innovazione. Volevo chiedervi se state osservando dei cambiamenti, cioè se secondo voi sta cambiando il modo di fare open innovation in questi ultimi anni e come? Beh, lascio a Salvatore prima rispondere, magari, che sicuramente lui ne ha viste e ne vede. Sì, la mia risposta è sì, sta cambiando. Sta cambiando perché sempre di più abbiamo aziende, partiamo da quelle strutturate, ma anche le medie si stanno avvicinando a questo fenomeno, che organizzano una divisione che si occupi di innovazione, un gruppo che si occupi di innovazione. E il primo punto per il passaggio numero uno, anzi direi il passaggio numero zero per ottenere risultati nel campo dell'open innovation è avere delle persone che se ne occupino. Queste persone sempre più spesso riportano ai vertici aziendali e quindi si stanno agganciando quei meccanismi predicati in letteratura, finalmente tradotti in azioni, per cui l'open innovation è diventata una delle priorità delle aziende e in molte aziende l'azione di open innovation parte dalla scoperta dei talenti interni alle aziende. Che è un paradosso, perché tu dici perché è open, sono sempre stati lì, ma in realtà hai aperto un vaso e hai scoperto delle attività che ieri potevi fare, non facevi, e che oggi con un occhio nuovo puoi fare senza spostare una penna dal tavolo potenzialmente. A questo si aggancia il fatto che per mettere a frutto idee che vengono dalle tue persone, tante volte hai bisogno di strumenti nuovi, e questi strumenti sono sempre più disponibili. Un altro pezzo del fatto... Del cambiamento al quale stiamo assistendo è che negli ultimi anni è aumentata l'attenzione per il fronte delle startup e dell'innovazione in molti modi, partendo dal fatto che per primo il governo ha stanziato un po' di soldi finalmente per accelerare il processo di investimento nell'early stage. Questo ha fatto sì che, e lo osserviamo sui numerosissimi circuiti che aggregano le startup, ai quali io consiglio sempre di dare un'occhiata. Noi non avremmo trovato Agade se loro non si fossero resi visibili, per cui questi sono gli strumenti per essere rintracciati ed entrare nei radar di chi cerca aziende. Le aziende che stanno arrivando, le startup che stanno arrivando, sono molto più mature, sono capaci di fare dei business plan molte volte hanno un senso, non sempre, ogni tanto vanno rifatti. E vedo sorridere Lorenzo perché ci sono passati tutti, non ti credere. E soprattutto la consapevolezza di anche da parte dei ragazzi, li chiamo ragazzi, lo startup per medio in Italia ha 40 anni però, per cui non è mai tardi per nessuno. Di questi ragazzi che... capiscono che la pensata è importante, che i soldi servono, ma che legarsi col sistema è ancora più importante di avere soldi. Per cui quando trovi un sistema di finanziamento, fai attenzione che sia un sistema che non porti soltanto carta moneta, ma che porti relazioni, capacità di penetrazione nel mercato, eccetera. Questa cosa sta succedendo e lasciami spezzare una lancia a favore di chi spende tante energie nel farlo, e sono i centri di aggregazione come i parchi scientifici, gli incubatori, gli acceleratori. Anche questi soggetti stanno cambiando pelle un po' alla volta e si stanno rendendo parte attiva sempre più efficace nel percorso. Grazie mille. Lorenzo, non so se volevi... Sì, io in realtà volevo collegarmi a una cosa che diceva, cioè che poi un po' il filo di discorso di Salvatore, che nel nostro piccolo... dipende sempre anche dal mercato, chiaramente, dalla maturazione, diciamo,
dalla maturità della tecnologia sulla quale magari si sta investendo tempo e denaro, però noi abbiamo a che fare con corporate, vero? Ma sono tantissime anche le piccolissime realtà che ci contattano, cioè piccole aziende, anche familiari, che gestiscono magari uno stabilimento, dei magazzini, e in totale magari sono una ventina di persone, aziende della Brianza che producono semilavorati per l'industria pesante, anche questo strato è molto interessante. C'è una nuova sensibilità comunque anche delle piccole e medie imprese per questo tema, come diceva anche Salvatore. Di solito la piccola impresa ha tanti problemi da gestire, le persone che li gestiscono sono più o meno sempre le stesse, non c'è una struttura forte e quindi rientrano un po' nella classe, come dire, se vogliamo, della classe che viene un po' definita più pragmatica, ecco, cioè c'ho un problema, lo sai risolvere, ce l'hai un proprio prodotto, sì, no, è abbastanza diretti. E invece devo dire che nel nostro piccolo abbiamo visto realtà piccole che non rappresentano corpore, che magari non sono molto strutturate, che non hanno fatturati esorbitanti, ma che comunque hanno un grande interesse verso la tecnologia e spendono tempo. Spendono tempo per investigare e provare. Questa è una cosa molto sul futuro. Sì. Io nel frattempo ho ricevuto delle domande in chat che vi sottopongo. Allora, per Lorenzo, allora, come immagini il futuro di Agade, anche e soprattutto relativamente al tema della sostenibilità, e che cos'è per voi la sostenibilità? Questa è un'ottima domanda, perché la sostenibilità per noi è un tema legato proprio al preservare quello che è un po' il capitale umano. Cioè, nel senso, noi sviluppiamo della robotica che di solito viene associata alla sostituzione della risorsa umana. Si associa un po' sempre l'aspetto dell'automatizzazione degli impianti, che comunque è inevitabile, è una soluzione però, una delle tante all'interno di una, un certo ambito. Noi vediamo, diciamo, la robotica più come qualcosa servita all'uomo, ma che non deve necessariamente sostituirlo, ma anzi va un po' sia a preservarne diciamo, le potenzialità, ma anche un po' ad aumentarle. La sostenibilità in questo è, come dire, rendo più sostenibile l'ambiente di lavoro sotto gli aspetti più legati alla sicurezza sul lavoro, che è sempre un tema molto importante, che non necessariamente ha sempre un impatto tangibile in termini di ritorno sui costi. Ci sono dei business case chiaramente che possiamo citare, però è anche e soprattutto una questione di welfare aziendale. Sì, è un tema di sostenibilità sociale comunque, diciamo. Sì, sociale. Sì, impatto sociale. E questo aspetto di impatto sociale è ciò che un po' è la chiave con cui noi vediamo la sostenibilità, con cui magari la portiamo avanti. Invece, Salvatore, mi chiedono come un'entità come Chilometro Rosso intravede opportunità di investimento nell'accompagnare una giovane realtà, cioè con che criteri investite? Dunque, il fondo di investimento è una entità che risponde ad una logica molto precisa, ha un mandato di investimento, sceglie le sue iniziative tra l'early stage del mondo della cyber security e della robotica, e ha l'obiettivo di portare una robotica diversa da quella che già vediamo in azienda sul mercato. Quindi intendiamo prenderci delle sfide. La logica con cui guardiamo alle startup è che devono fare delle cose diverse, una robotica che sia scalabile su un sistema industriale, che abbiano voglia di costruirla in Italia, perché ci piace pensare ad un progetto italiano e dall'Italia portarlo in giro per il mondo. Questo è un obiettivo. La robotica è già ampiamente presente nelle nostre fabbriche, nei sistemi produttivi, è confinata in alcune gabbie produttive, sta progressivamente uscendo da questo ambito confinato, entrando nei sistemi di logistica. La robotica alla quale guardiamo noi è una robotica che dovrà accompagnare l'uomo in una crescita verso un sistema produttivo evoluto. Agade ne è un esempio, ma per esempio abbiamo investito in startup che si occupano
della pulizia automatica dei pannelli fotovoltaici, che sviluppano droni che possano trasferire pesi elevati, per cui trasferire 100 kg in automatico vuol dire avere non un elicottero che è più inquinante e impiega una persona in volo, ma una macchina che è un po' meno di un elicottero e ben più di qualsiasi altro drone. Oppure stiamo guardando, abbiamo in portafoglio un'altra iniziativa che sviluppa sistemi per la intralogistica, per cui tutte quelle fasi del ciclo produttivo che richiedono di spostare merce o di impacchettare merce o di confezionare oggetti possono essere svolte da macchine che, lo diceva bene Lorenzo, aiutano le persone a vivere la loro vita d'azienda, cioè li privano di lavori pesanti e ripetitivi e lasciano alla gente la possibilità di crescere anche intellettualmente nel loro ruolo professionale. Quel tipo di iniziative sono quelle che cerchiamo. Nella cyber security siamo partiti dal concetto che se portiamo delle macchine in un ambiente sempre più popolato dagli uomini, allora queste macchine guarderanno, ascolteranno, interagiranno con le persone, e questo non può che essere un'interazione sicura by design. La cyber security quindi dovrà essere un elemento imprescindibile della robotica del futuro. Naturalmente la cyber security ha una sua dimensione autonoma, che è quella della cyber security per i sistemi aziendali ed altro. Oggi abbiamo in portafoglio un'azienda e stiamo lavorando su un altro fronte per arricchire questo portafoglio, che si occupa di sicurezza aziendale in questo momento. Quindi anche per voi, insomma, robotica e cyber security con l'uomo al centro, diciamo. In sì, certo senso. Esatto. L'idea è di avere l'uomo al centro, di fare delle cordate possibilmente italiane, di favorire lo sviluppo di imprese italiane e soprattutto, forse questo va detto, non ci sono tanti soggetti che in Italia si prendono il rischio di investire su hard technologies, cioè tecnologie pesanti, che richiedono tempi lunghi e investimenti capienti, però paradossalmente noi siamo un paese fatto di manifattura e facciamo la differenza su base globale perché sappiamo fare fabbriche, sappiamo fare componenti, quindi non prendersi il rischio di far nascere nuove aziende di questo tipo sarebbe sbagliatissimo, motivo per cui siamo entrati nella partita direttamente. Sarebbe una perdita di un'opportunità effettivamente sì. Grande. Sì, sì. Io allora non ho altre domande, ho soltanto un commento da parte di una startup che ci sta seguendo, spero di citarla giusta, GS4C, che commentava che ha mosso i suoi primi passi nel 2010 proprio grazie a Chilometro Rosso. E quindi insomma spera di poter creare in futuro sinergie, ha citato speriamo, quindi, speriamo, questa collaborazione abbia un grande successo e soprattutto che sia soltanto una delle moltissime che ne vengano fuori da questa nostra azione. Sono molto contento, grazie di essere intervenuti. Grazie mille, grazie davvero Salvatore e Lorenzo per la vostra testimonianza. Grazie a voi, grazie. Molto interessante. Io a questo punto lascio spazio, so che ci sono diversi speed dating questo pomeriggio, quindi vi lascio continuare, ringrazio tutti, la registrazione sarà comunque disponibile sulla piattaforma e niente, grazie a tutti, buona giornata. Grazie mille, arrivederci, ciao. Buon pomeriggio. Grazie Chiara.